il comune di Napoli, hanno fatto 11.655. E questi sono quelli a tempo indeterminato, cioè quelli che comunque sono dipendenti a tutti gli effetti. Poi c'è una miriade, migliaia e migliaia di socialmente utili e quant'altro. Dopo ne hanno, oltre ad averne 5 volte tanti in comune, poi ne hanno l'azienda Napoletana Mobilità, ne ha 3.199. La Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli ne ha 1.517. La Metro Napoli, non c'è ancora Metro, ma i dipendenti già ci sono, ne ha 550. Hanno più di 5.000 dipendenti per i trasporti. La cosa più bella è quella dei rifiuti, però, perché fate che così anche vi dà un rapporto anche lì. L'AMIA, l'azienda di Verona, e a Verona lì i rifiuti vengono raccolti e funziona la raccolta, ne ha meno di 500. L'azienda di Napoli, l'ASIA, ne ha oltre 2.200, ma non è finita. Oltre a questi 2.200 dipendenti dell'ASIA, ce ne sono altri 2.250, e quindi il totale fa quasi 4.500 contro i 500 di Verona. Ce ne sono altri 2.250 che sono stati assunti da chi? Dai vari commissari, che nel corso degli anni sono stati nominati commissari straordinari per i rifiuti. Quindi come funzionava? Come funziona? Perché adesso l'emergenza rifiuti è finita, non se ne parla più, perché evidentemente è arrivato un altro pacco di soldi. Funziona che una volta all'anno o quando serve, la camorra scatena l'emergenza rifiuti, perché comunque la gestione dei rifiuti là ce l'hanno in mano loro. Arriva un pacco di soldi, arriva il commissario di turno, il commissario dovrebbe essere quello che costruisce l'inceneritore, che fa la discarica, invece non fa nulla, perché in 10 anni non ha fatto nulla. Però arriva un altro pacco di soldi, assumono altre 100, 200, 500 persone, e queste poi evidentemente per essere assunte, non è come qua che c'è il concorso, oppure nel privato uno si va a cercare lavoro nell'aziendina o nella fabbrica. Là, per essere assunto vai dal politico che ti dà il posto di lavoro, per avere la pensione vai dal politico che ti dà la pensione, se hai l'invalidità fasulla meglio ancora, e in quel modo lì, con le risorse che vengono sperperate in quelle regioni, non aiuti assolutamente la gente della campagna, la gente della Calabria, anziché la gente della Sicilia, ma aiuti solo la classe politica, che è il peggio del peggio che possono avere quelle terre, perché rappresenta la mia classe politica. Non dico che i sindaco Tosi o i nostri politici rappresentino il meglio della società, però meno male, stiamo nel mazzo, siamo votati per rappresentare la nostra gente. Invece in quelle regioni la classe politica rappresenta il peggio perché viene votata con i voti molto spesso della criminalità organizzata, la quale criminalità organizzata evidentemente poi qualche ritorno ce l'ha, perché se i rifiuti di Napoli partono da Napoli e vengono bruciati in Campania, scusate, in Germania, poi c'è qualcuno che paga, vero? E paga, provate a pensare cosa costa il trasporto, cosa incide il trasporto sulla monnezza, cioè caricare tir e tir i treni di monnezza e portarli a bruciare a più di 1.000 chilometri di distanza. A quel punto il costo non è l'incenerimento, il costo è portarli, e però evidentemente qualcuno quelle imprese di trasporti le controlla. Volevo dire che adesso non so come le interpretate voi, anche qua come macchillage a Firenze dicono che 50 che si dice una settimana fa. I miei cittadini, quindi ecco, sono troppo legato alla mia terra per fargli un dispetto del genere, insomma sarebbe stato veramente un atto scorretto verso la mia città, quindi non lo fa. La questione cade il bue. Allora, dicevo, cade il bue, è vero, cominciata più di 20 anni fa quella storia lì, è costata una cifra incredibile, più di 200 milioni di euro, non funziona, perché cade il bue non funziona. La differenza è che noi della provincia di Verona, perché cade il bue è un problema di Verona, ma è un problema di tutta la provincia, perché in realtà dovrebbe bruciare i rifiuti di tutta la provincia. C'è una differenza con quell'altra situazione, è che noi, i nostri rifiuti, comunque lo smaltimento fuori dalla provincia di Verona o in discarica a Verona ce lo paghiamo noi e nessuno ci viene a regalare la gestione dei rifiuti. Adesso è pronto, nel giro di qualche settimana, un bando, perché fino adesso avevano fatto, cade il bue nasce malissimo perché nasce appunto più di 20 anni fa, quando hanno scelto i terreni, perché a quell'epoca una certa parte della politica si comportava in un certo modo che è salito agli onori della cronaca, quando per dire, siccome dovevano farlo lì perché per qualche motivo andava fatto lì, quindi per quello dico è nato sfortunato, dissero che la falda era irrivallabile, quindi, però dissero che la falda era 15 metri di profondità,
e poi venne fuori il processo famoso e la falda era 1,5 metri di profondità, perché ripeto, sull'Adige, quindi era ovvio che l'acqua lì era. E comunque, per farlo passare, scrissero che l'acqua era 15 metri e poi diciamo che si era dimenticato di una virgola. Con risultato, per dire un esempio di come appunto la cosa pubblica può essere gestita in maniera non esattamente corretta, che quando poi hanno dovuto fare la vasca, il vascone che è enorme, per metterci i rifiuti e che quello è interrato, anziché trovarsi la falda a 15 metri se la sono trovata lì e quindi per costruirla è costato un'era di Dio. Mentre per rifarlo l'uomo, perché siccome l'unica soluzione è rifarlo, uno dice però rifarlo costa, ma un impianto di quel tipo, siccome l'impianto perenne, e quello è il dramma di Cadelbue, quel Gesù che non funziona, per quell'impianto lì, se andiamo a guardare l'impianto di Brescia, che è sull'autostrada, lo si vede anche bello esteticamente, e che rende milioni e milioni e milioni di euro, qualche decina di milioni di euro all'anno, un impianto che costerà circa 150-200 milioni farlo, nel giro di pochi anni si paga, e poi diventerà un guadagno per la collettività, oltre ovviamente a portare un abbassamento del costo di smaltimento dei rifiuti, perché oggi dobbiamo smaltirli o in discarica o fuori dalla provincia di Verona, ovviamente con dei costi aggiuntivi. Lo straniero che è qua, gli interessa la casa, gli interessa il lavoro, gli interessa in qualche modo poter vivere. Il problema del voto è l'ultimo dei problemi, quindi in realtà non è che fai una gran riforma e gli fai un piacere se gli dai il voto. L'unica cosa sarebbe gestire l'immigrazione in maniera seria, chi ha casa e lavoro sta qua, chi non ha casa e lavoro andare. Quella sarebbe l'unica cosa seria da fare a favore degli immigrati, perché in realtà poi appunto sono a Verona, gli stranieri sono i primi, quelli per bene, in regola, integrati, sono i primi.